Ciao e bentornato sul canale. I grassi, il terrore di ogni essere umano. Non si sa perché, che poi è una cosa ciclica, secondo me. Prima i grassi, poi i carboidrati, magari fra qualche anno saranno le proteine, chi lo sa, boh. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa fanno i grassi, quali sono quelli considerati buoni e quelli vengono definiti cattivi e anche in che cibi si vanno a trovare. Grazie anche a Francesca Sara Colizzi per il suo suggerimento di questo video. Bene, effettivamente non era un discorso che avevo mai preso in considerazione, ma mi fa piacere ricevere suggerimenti perché, oltretutto, questo mi permette di fare delle cose molto più indirizzate. Posso portare sul canale degli argomenti che sono richiesti da te che mi stai guardando. Per cui oggi andiamo a parlare dei lipidi nel dettaglio. Prima di cominciare, se non sei parte di questo progetto salutista, ovviamente puoi sempre iniziare a farne parte iscrivendoti a questo canale e cliccando la campanella delle notifiche. Non ti si consuma il polpastrello, è gratis e magari puoi sempre trovare nuovi spunti di discussione o di riflessione su salute e nutrizione. Cosa sono i grassi o lipidi? Sono dei composti organici largamente diffusi in natura. Non essendo solubili in acqua, vengono definiti idrofobici, cioè che hanno paura dell'acqua. Come quando ero bambino io che non mi lavavo mai. Se hai mai fatto la prova di aggiungere olio in un bicchiere d'acqua, vedrai che questo non va in soluzione assieme all'acqua, ma tende a rimanere ovviamente separato. Come molti dei composti organici, fondamentalmente sono costituiti da tre elementi particolari: idrogeno, carbonio ed ossigeno, ai quali possono poi andare ad aggiungersi altre molecole che vanno a creare una serie di lipidi più complessi o di molecole più complesse. Ad esempio, la membrana cellulare è composta da fosfolipidi e per cui ai tre amichetti che ho menzionato poco fa si vanno anche ad aggiungere delle molecole di fosfato. Come tutti sanno, sono una fonte importantissima di energia, ma non fanno solo quello, ovviamente, perché partecipano anche a molte reazioni chimiche all'interno del nostro organismo, come ad esempio coadiuvare l'assorbimento di tutte quelle vitamine che vengono definite liposolubili, a regolare anche i processi metabolici cellulari, a isolare noi e anche i nostri organi interni da temperatura e traumi, ed ovviamente ad essere una forma di energia importantissima per il nostro organismo, con 9 kcal sviluppate per ogni grammo di grasso. Ma quali tipi di grassi abbiamo? Quali sono utili e quali no? Ed in quali alimenti andiamo a trovare anche? Allora, in linea generale, se dividiamo i grassi in macroaree, ne abbiamo di tre tipi: i grassi semplici, i grassi complessi ed infine i grassi derivati. Nella categoria dei grassi semplici, i più famosi, si sentono spesso anche nominare, sono i cosiddetti trigliceridi, che sono praticamente quasi la totalità del grasso delle cellule del nostro adipe, occupandone quasi il 95%, in molti casi anche il 98%. Ma di questa famiglia fanno parte anche cere e terpeni. I terpeni sono prevalentemente provenienti dal mondo vegetale ed in particolare sono quei lipidi che danno il profumo alle piante e ai fiori, ma anche il mondo animale ne è fonte importante. Ad esempio, non so che non si mangia qui da noi, ma il fegato di squalo o anche alcuni insetti. Le cere invece sono degli esteri di acidi grassi e sono di provenienza mista, possono essere sia di provenienza animale che di provenienza vegetale. Lo scheletro di molti insetti, ad esempio, o il piumaggio degli uccelli acquatici, o anche lo strato che protegge alcuni vegetali sono cere. L'anolina e cera d'api molto probabilmente sono quelle più conosciute e sentite nominare. I trigliceridi invece sono una cosa a parte, come dicevo prima, sono quelli che sono più abbondanti e sono anche di origine animale e vegetale, per cui di entrambi i regni. Pur essendo un grasso importantissimo, la sua concentrazione nel sangue comunque deve essere mantenuta ad un livello di controllo particolare in modo che si possa evitare lo sviluppo di malattie del sistema cardiocircolatorio. Questi vengono da formaggi, da carne, pesce o anche olio da condimento. Fra i grassi complessi abbiamo ad esempio i fosfolipidi o le glicoproteine. I primi fanno parte delle membrane cellulari, che a loro volta sono importanti appunto nell'assorbimento delle lipoproteine e per cui anche nel controllo, contribuiscono al controllo delle sostanze che possono entrare o uscire dalle cellule del nostro corpo. I grassi derivati fanno parte invece di tutti i grassi saturi e insaturi, che sono gli acidi grassi. Di questi troviamo l'acido linoleico o l'acido linoleico e il colesterolo,
che è anche uno dei più sentiti nominali nel nostro organismo, oppure anche tanti ormoni maschili e femminili. Basterebbe già questo per dire grasso e salute non sono per forza ossimori, anzi, a volte sono una simbiosi importantissima. Discorso diverso ovviamente è il fattore calorico. Non importa che la provenienza sia animale, vegetale o dall'ombrello che apro quando vado fuori e piove, se ne andiamo a mangiare troppi, essendo più calorici, tendono a farci ovviamente raggiungere il nostro fabbisogno energetico molto ma molto più velocemente. I grassi di origine animale sono notoriamente quelli che vengono definiti per norma più dannosi di quelli di origine vegetale, ma servono entrambi, e per cui con moderazione, anzi per cui la moderazione è la parola d'ordine come sempre. I grassi che possiamo definire potenzialmente dannosi sono sicuramente i grassi trans e anche quelli saturi. Dove si trovano queste due tipologie di grassi? Quelli saturi sono prevalentemente di origine animale e provengono da tutte le parti grasse dei mammiferi, come agnello, manzo, maiale, o anche dalla pelle del pollame. Tutti i formaggi o prodotti caseari in generale, come burro, latte o panna, e poi anche gli oli di scarsa qualità, come l'olio di cocco, di palma o di cacao, che sono in pratica grassi provenienti da quelle piante definite più, diciamo, ovviamente tropicali, e anche naturalmente lo strutto o il lardo e gli altri alimenti che sono grasso puro al 100% o quasi. Avendo forti quantità di questi grassi nel sangue aumenta anche la concentrazione di colesterolo LDL, le lipoproteine a bassa densità, che sono quelle maggiormente dannose per le nostre arterie. I grassi trans invece sono quelli che in linea di massima sono un isomero di quelli che vengono definiti grassi cis. I grassi trans si trovano in tutti quegli alimenti che sono parzialmente o totalmente composti da grassi vegetali idrogenati, che sono quei grassi a cui viene applicata una reazione chimica che permette di andare a solidificare un grasso vegetale che notoriamente a temperatura ambiente si troverebbe invece allo stato liquido. Oltre per cui a degli alimenti, ad esempio il più famoso è la margarina, li andiamo anche a trovare nei cibi da forno, quelli molto lavorati, come ad esempio i crackers, e comunque in tutti quegli alimenti che sono sempre industrialmente molto lavorati, ed è questa una cosa che dico sempre, cercare di evitare dove si può gli alimenti industrialmente molto lavorati, o anche in alcune preparazioni molto complesse di pasticceria, o anche nei cibi fritti o da fast food. Questi sono in assoluto la tipologia di grassi a cui bisognerebbe stare più lontani possibile e prestare più attenzione possibile. Un appunto è che non tutte le margarine sono idrogenate, per cui basta girare la confezione, leggere l'etichetta e capire se siano o meno idrogenate. Mentre invece per quanto riguarda i grassi trans, tutti quanti sarebbero sempre da evitare, quelli saturi con un'opportuna moderazione potrebbero essere anche consumati. Per cui criterio, come sempre, è la parola d'ordine. I grassi, come dicevo prima, possono essere molto calorici, ma alcuni di essi sono anche molto benefici per il nostro organismo. Se abbiamo l'accortezza, ovviamente, come dico sempre, di consumare tutto con l'opportuna ponderazione. Mangiare tutta la frutta secca o le loro versioni spalmabili, come il burro di arachidi, il burro di anacardi o il burro di mandorle, o le loro versioni sotto forma di olio, come ad esempio l'olio di nocciole o di avocado o l'olio d'oliva o extravergine, queste andranno ad apportare al nostro organismo i grassi monoinsaturi, che aiutano ad aumentare le lipoproteine ad alta densità, quello che in maniera molto colloquiale viene definito come colesterolo buono, diciamo da vecchi amici, come va HDL? Tutto bene LDL? I grassi appena menzionati aiutano a combattere, grazie appunto al colesterolo HDL, le malattie cardiovascolari, quindi del sistema cardiocircolatorio. Come dicevo prima, però, sempre occhio alle calorie. Non è che possiamo mangiare vagonate di mandorle. Possiamo anche aggiungere i grassi poliinsaturi, che non essendo sintetizzabili poi dal nostro organismo, vengono anche detti e definiti grassi essenziali. Anche questi, come i monoinsaturi che ho citato poco fa, sono molto benefici, nel senso che anche loro hanno la capacità di limitare le LDL, famosissimi e oggi troppo spesso menzionati, anche se non sono la panacea di tutti i mali, sono i famosi grassi della serie omega 3 e anche quelli della serie omega 6. Entrambi partecipano alla salute del nostro sistema cardiocircolatorio, ma la preferenza dovrebbe essere indirizzata in maniera più prominente verso i grassi omega 3, in quanto
un rapporto tra queste due tipologie di grassi che tenda troppo verso gli omega 6 potrebbe portare a degli stati infiammatori. Per questo gli omega 6 a volte, anche in gergo diciamo più tecnico, vengono considerati come degli antagonisti degli omega 3. Ma senza troppo essere sul territorio del nemici amici, basta dare priorità ad esempio al pesce, ed in particolare salmone, sgombro o pesce azzurro in generale, per esempio aringa o sardina. In generale però i pesci non di allevamento, ma quelli freschi, perché hanno una concentrazione di omega 3 più alta, perché quelli di allevamento vengono portati avanti a mangimi. Per gli omega 6 invece ci orientiamo ai semioleosi, come quelli di sesamo, di lino, di zucca e anche ai loro oli derivati. Per cui, riassumendo, non tutti i grassi sono cattivi, ma anzi alcuni sono ottimi. Ci sono quelli monoinsaturi e poliinsaturi che devono fare sempre parte della nostra dieta. I grassi saturi sono da consumare con molta moderazione e con molta attenzione, in maniera sporadica o possiamo dire anche rara. I grassi trans invece sono da evitare come la peste, perché sono veramente molto ma molto dannosi. Tutto chiaro, spero? Bene, mandami un'email ad info@healthmefood.com oppure, se vuoi, lasciami un commento qui sotto se vuoi chiarimenti o se hai domande su questo o su altri argomenti che abbiamo trattato in precedenza. Ovviamente, come sempre, questi contenuti li puoi trovare anche sotto solo forma di audio podcast su tutte le piattaforme che ti lascio qui sotto nella descrizione. Visita anche il mio sito internet che, come sempre, e non cambia mai, è www.healthmefood.com. Bene, anche per oggi è finita, eh? Non ti annoio più e mi è rimasta solo la cosa più importante da dirti, che come sempre è eat well, live well and smile. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!